Oggi è venerdì 13 luglio, sono le 12:20 circa 2 ore fa ero seduto così come sto adesso davanti al tribunale, come spesso faccio in attesa di parlare con il procuratore capo della Repubblica o con il procuratore aggiunto dottor Conso. Poi sono arrivati 3 agenti più un cameraman della questura, con i quali ho avuto una discussione. Non ho filmato, non ho registrato niente, anche perché stavano registrando loro me, io mi metto sempre di fronte alla telecamera fissa del tribunale. Così sto più sicuro. Bene, mi hanno intimato, detto che lì non potevo stare. Ho chiesto chi aveva dato l'ordine, non è stato possibile sapere chi aveva conferito l'ordine, né è stato possibile sapere gli agenti che conosco a malapena di vista, ma non, il nome non lo dicono. Per cui mi sono spostato da lì, ho seguito graziosamente gli ordini, dopodiché mi sono spostato qui davanti alla questura per parlare evidentemente con il responsabile e individuare quelle persone che stavano lì, chi erano, e per fare una dichiarazione spontanea, utile poi eventualmente per una denunzia contro anonimi della questura, che continuamente mi stanno a vessare e mi limitano dei diritti fondamentali. Adesso sono le 12:20, vado a parlare di nuovo con gli agenti che stanno al servizio di guardia e vediamo se dopo 2 ore di attesa, mi sono messo qui al fresco sotto un albero, se c'è un responsabile che si onora di farmi entrare e di parlare liberamente a proposito di questa circostanza e non solo. Ecco qua. Devo attendere ancora? Mi scusi, io sono venuto già 3 volte qui, no? Adesso sto registrando quello che sta accadendo. Va bene? Oh, benissimo. Io posso attendere anche fino a domani. Ma se qualcuno non mi dice, qualche responsabile, no, lo so che lei non ha responsabilità, so benissimo, ma se qualcuno che sostituisce il questore o un responsabile della Digos. Sì, ho capito, ma io ho parlato con gli agenti che conosco qui un attimo fa e non sanno niente, non, come sia? C'è appuntamento con la dottoressa Civitin. Allora, Maurizio Sena. io ho parlato con l'ispettore Brevetti poco fa. Con Brevetti sono andati. Ma scusi, ascolti me, abbia pazienza. Ma scusi, se non ascolta me, non ci riusciamo ad intenderci. Allora, ho parlato con Brevetti, con l'ispettore, e ha detto: io non ne so niente, non sono io il responsabile. Va bene, ma ci sarà un responsabile col quale parlare, anche perché la situazione sta diventando catastrofica. Mi sto innervosendo e fra poco vado a prendere l'amplificatore, o se no mi faccio un comizio lì davanti, cosa che è lecita fare, perché è inaudito. Non solo un cittadino italiano, che una persona qualunque venga qui per avere delle chiarificazioni e lo si faccia aspettare fuori per 2 ore. Io vi ringrazio perché voi avete fatto il vostro dovere, ma chi non fa il suo dovere stanno sopra e non ci mettono la faccia e nemmeno il nome. Guarda, l'ora che sta avvisando nuovamente la dottoressa. Ve l'ho detto che ho registrato perché questo qua saranno utilizzate queste registrazioni per dimostrare quanta pazienza sto avendo.
Grazie. Guarda, sono salito proprio sopra ora a vedere se c'era la dottoressa. Se devo parlare, ho parlato con la segreteria. L'ho ripresa, l'ho spiegato prima perché sì, la ripresa. So. Lei non deve tenere perché sta facendo semplicemente il suo dovere. Sto salito direttamente sopra. Con chi ha parlato? Con la segreteria, non li conosco perché non sono di Benevento, non lavoro qua. Sì, capisco. Sono a Grecia. Capisco. Con la segreteria della Digos. Della Digos, benissimo. Una cosa che mi hanno detto che la dottoressa non c'è, infatti pure nel suo studio. La dottoressa? Non c'è la dottoressa. La Salerno? La Salerno, sì. Perché mi hanno detto che è impegnata per ordine pubblico. A me questo è quello che mi hanno detto. Oh. Poi sempre la segreteria mi ha detto che bisogna prendere un appuntamento. Ha detto magari devi chiamare, non so di dove devi chiamare il stesso numero per prendere un appuntamento con la Digos. E allora va bene. A me questo è quello che mi hanno detto, è quello che sono venuto. Io la ringrazio, la ringrazio davvero. Sono venuto. Benissimo. Però sopra mi hanno fatto aspettare più di due ore, più di due ore qui fuori per sapere che la dottoressa Salerno non c'è e che io devo fare un'istanza per parlare. E le istanze già stanno fatte a quest'ore e gliel'ho detto prima quando non registravo nulla. Allora le istanze io già le ho fatte a quest'ore, ma se non mi risponde forse dovrò incominciare a parlare con una pianta. Perché le piante sono più sensibili degli umanoidi. Guardi. Allora loro sono liberi di comportarsi come le aggrada, ma ci sono norme comportamentali che lei sicuramente conosce perché se l'è dovuto studiare, le norme comportamentali, oltre quelle di buona educazione, che dicono tutt'altra cosa. Guardi, lei pensa che è venuto più volte lì e ha visto, dico stesso stamattina, non dico altri giorni, io e il collega all'interno, comunque ci siamo messi a disposizione. Voluto semplicemente tranquillizzare, perché chi si è assunto le responsabilità di combinare un ordine che non potevo anche non eseguire, ma che l'ho eseguito e non mi ha detto nemmeno come si chiama e chi è che ha conferito quest'ordine, perché gli agenti non escono di qua se non hanno un ordine da qualche superiore, di loro spontanea volontà non escono. E quindi io devo sapere chi è la persona, il responsabile che decide. Lei prova a chiamare che decide tutto per, qua. Lei prova a chiamare la Digos per fare un colloquio stesso. No, e io ci sono venuto. Io non mi metto in attesa, ho è una mia libertà, permette che ho delle libertà. Certamente. Sono venuto in maniera disciplinata, sono stato qui ad aspettare, adesso me ne vado, mi sposto e me ne vado dove mi aggrada, a pranzo, certamente. Al tribunale, davanti alla prefettura, giù alla stazione. Sarò libero di muovermi ancora. Oh, bravo. Come si chiama lei? Attilio Paradiso. Ciao. Buona giornata a lei.